Buonasera a tutti, questa sera per la puntata di Star Break parliamo di astronomia pratica, cioè di telescopi e uso dei telescopi. Capita molto spesso, veramente spessissimo al Planetario, che molte persone ci chiedano consigli su quale telescopio acquistare, oppure hanno acquistato un telescopio, non riescono a usarlo, a sfruttarlo e ci chiedono consigli. Allora vediamo di dare qualche indicazione generale sui telescopi e magari anche qualche consiglio per gli acquisti senza fare pubblicità a nessuna casa, naturalmente. I telescopi sostanzialmente si dividono in due categorie, i telescopi rifrattori e i telescopi riflettori. I rifrattori sono nient'altro che i classici cannocchiali, come quello di Galileo. Abbiamo un tubo alla cui estremità da una parte c'è l'obiettivo e dall'altra parte c'è l'oculare, che è il punto da cui si osserva, a cui si mette l'occhio, da qui il nome oculare. È un telescopio rifrattore perché ha lenti, le lenti rifrangono la luce, quindi la deviano ma non la riflettono. La lente obiettivo cosa fa? Convoglia la luce sul piano focale dove c'è l'oculare che la ingrandisce. I rifrattori per chi sono indicati? Sono indicati per coloro che vogliono osservare soprattutto Luna e pianeti. Perché? Perché i rifrattori danno un'immagine estremamente nitida, definita e stagliata. Potremmo dire che sono otticamente superiori ai riflettori, ma questo sarebbe una cosa non del tutto corretta. Sono due telescopi che funzionano in modo diverso, quindi vediamo di approfondire un attimo. I rifrattori, è vero, danno un'immagine più nitida, più stagliata, ingrandiscono di più perché hanno una focale in proporzione solitamente più lunga, sono quindi adatti per Luna e pianeti, però hanno anche degli inconvenienti, per esempio il costo. Un rifrattore di un certo diametro, mettiamo 15 cm, costa molto molto di più di un riflettore dello stesso diametro. E siccome in astronomia a contare davvero in un telescopio è proprio il diametro dell'obiettivo, perché è quello che raccoglie la luce, capite che se i riflettori hanno il vantaggio che ho detto, i riflettori hanno due vantaggi non trascurabili. Il primo è che potete acquistare un telescopio molto più grosso e più potente, il secondo è che i costi sono molto ridotti rispetto al rifrattore. I riflettori sono di diverso tipo, mentre i rifrattori sostanzialmente sono di un tipo solo, anche se ci sono delle finezze che adesso non stiamo a specificare, i riflettori hanno proprio degli schemi ottici diversi. Il più famoso è il telescopio Newton, che disorienta un po' i neofiti, perché è un telescopio in cui non si guarda dal fondo del telescopio, ma dal lato. Come è fatto questo telescopio? È vuoto a un'estremità, non ha l'obiettivo, l'obiettivo è in fondo ed è uno specchio concavo che raccoglie la luce e la rimanda a uno specchietto inclinato di 45 gradi che fa uscire la luce lateralmente dal telescopio dove l'oculare la ingrandisce. Il telescopio fu inventato da Isaac Newton, quindi ha un'origine molto prestigiosa. Che vantaggi ha questo telescopio? Potete avere dei grandi diametri, quindi raccogliere molta luce, il che lo rende sicuramente molto ideale per l'osservazione, per esempio, di oggetti estesi come gli ammassi stellari, le nebulose, la Via Lattea, oggetti di profondo cielo. E se avete un diametro generoso, è comunque buono anche per i pianeti, quindi è un telescopio più versatile e universale, se vogliamo. Poi ci sono configurazioni un po' più sofisticate che sono una via di mezzo tra il riflettore e il rifrattore, sono i cosiddetti catadiottrici. L'esempio più famoso è lo Schmidt-Cassegrain, è un telescopio che vedrete spesso in giro, al Planetario ne abbiamo parecchi, molto compatto, può avere un diametro anche molto generoso, quindi è un telescopio potente, ma a differenza del Newton è molto più corto, perché ha una lastra correttrice dalla parte dell'obiettivo, bucata, forata. Questa lastra correttrice manda la luce sullo specchio concavo che è in fondo, che è forato anch'esso, che la rimanda di nuovo verso la lastra correttrice, dove c'è uno specchietto che la rimanda di nuovo verso lo specchio primario in fondo, forato anche quello, e lì c'è un oculare che ingrandisce l'immagine. Questo rimbalzo della luce consente di avere una lunghezza focale, e quindi un ingrandimento alla fine, molto più alto, avendo il corpo del telescopio molto più corto. Questi telescopi però sono estremamente costosi. Ultima cosa, le montature. La montatura può essere una semplice montatura alta azimutale in cui il telescopio si sposta in alto, in basso, a destra e a sinistra. Può avere una montatura equatoriale che segue il movimento delle stelle ed è molto più costosa e solitamente computerizzata, va a cercare da sola gli oggetti. Oppure la montatura più semplice,
che io francamente consiglio per chi vuole avvicinarsi all'astronomia e appassionarsi al cielo, che è la montatura Dobson, sostanzialmente un pezzo di legno in cui il telescopio si mette in posa molto velocemente e che è stato definito il telescopio da marciapiede, perché vi potete fermare per strada, metterlo lì, osservare, e molti curiosi vedrete che si avvicineranno per osservare il vostro telescopio. Venerdì 2 dicembre, primo appuntamento del nuovo mese al planetario con il climatologo Roberto Azzoni, che ricordo è anche sindaco di Abbadia Lariana, che ci parlerà del riscaldamento globale e insomma di quale destino aspetta dal punto di vista climatico il nostro pianeta.